Questa è Trieste e quelle sono le preparazioni per le Olimpiadi Invernali Giovanili di quest'anno. E noi oggi andiamo a scoprire le ricette più tipiche, vere, la storia di Trieste, mangiando, perché ci riesce bene. Grazie del like, grazie del commento, grazie del follow, grazie di essere te. Cominciamo nel salotto di Trieste con un bel caffè. E tu mi dici, ma perché il caffè? Mica siamo a Napoli. E sbagli, caro mio, cara mia. Trieste potrebbe essere considerata una delle patrie del caffè. Da quando gli Asburgo l'hanno resa a Portofranco, il commercio internazionale arrivava qua. Pensa, tipo la Illy, l'azienda di caffè, l'hanno fondata qui. E nel 1839 il caffè con gli amici, il momento di ritrovo, era in Piazza Grande e era al Caffè degli Specchi. E mo dice, allora ma che mi hai portato a prendere il caffè sul vi... Ma tu, ma allora sono quasi 70 i tipi di caffè al Caffè degli Specchi, un locale che ha vissuto di tutto. Te li faccio vedere. Quando entri ti danno il volantino con tutti quelli segnati. L'espresso è il nero, il macchiato è il capo. Qua c'è la lista, vedi, espresso in bicchiere e il nero in B. Il locale negli anni ha vissuto di tutto. Grazie. E eccoci i caffè. Grazie. A voi. Questo qui è il caffè viennese. Questo qua è il morlacco, il caffè corretto. Qui ci abbiamo il nero, che è l'espresso appunto, il classico. E qui una frittola, una frittella di carnevale, tipica del Friuli Venezia Giulia tutto, di Trieste sì, ma pure del Veneto. In realtà poi tra le frittole ci sono differenze tra quelle di Venezia e quelle di Trieste, ma io adesso te la apro veloce. Questa qua è allo zabaglione. È tanto buona. Che spettacolo. Lo senti proprio cremoso, carico. Si sente proprio il sapore di uovo. Espresso. Pensa che a me manco piace il caffè, però quando è piacevole mi fa stare bene. Soprattutto se non ci metto lo zucchero me lo godo di più. Se guardi vicino al caffè ci sta un bicchierino di cioccolato. In realtà andrebbe mangiato un cucchiaino prima del caffè. Però noi siamo delle bestie felici, quindi... Assaggia, Luca, ti prego. Qua abbiamo il viennese, che te lo faccio vedere. Puoi prendere proprio la cucchiaiata di piacere. Guarda la panna, che effetto scistico che fa. Ti viene voglia di comprare un abbonamento per lo ski lift. È la stessa sensazione di entrare in una baita dopo una giornata passata in montagna. È proprio il momento in cui ti togli gli scarponi degli sci. Ah, ora assaggiamo il morlacco, che dicevamo con Luca c'ha un nome piuttosto buffo. È il caffè corretto. Dai, ma sono le 10 di mattina, Lorenzo. C'è gente che fa aperitivo con lo spritz qua, quindi va bene. Se ti prendo qua una cucchiaiata, ce l'hai multicolore. Ah, è una delle cose più buone del pianeta. È stupendo. Hai più sapori, passi da quello del caffè a quello del cacao, con queste punte invece più forti. E poi se c'hai freddo, c'hai pure le coperte. Una colazione del genere viene sui 18 euro. E come ti fa stare bene? Perché Caffè degli Specchi? Perché c'era l'abitudine dall'apertura di incidere i momenti più importanti della storia di Trieste su delle lastre di vetro. Comunque a me il caffè con la panna, con gli ingredienti, il caffè composto, il mangia e bevi, mi piace mischiato. C'è pure tanta gente che lo beve no, non mischiato. Però è così che raggiunge proprio l'eccellenza. Comunque fatta colazione andiamo a mangiare. Finimo, andiamo a mangiare. Che maiale che siamo. Lo sei. È inutile che ti tiri fuori, è troppo tardi. Non so se l'hai visto dentro i barattoli rossi che contengono le miscele dei diversi caffè. Comunque fatta colazione ci serve qualcosa di sostanzioso. E quindi andiamo a mangiare il pesce. E là intanto una delle insegne più belle di Trieste. Lo vedi Harris là? Quel ristorante ha 2 stelle Michelin. L'hai visto il video di cosa mangiamo oggi? No. Non l'hai visto, Luca? Male! Male, Luca! Male! Io l'ho visto, io l'ho girato. Eri lì, in realtà. Solamente i personaggi di Star Wars non hanno mai visto Star Wars. Perché loro c'erano. Andiamo a raccontare il pesce. Non andremo a un ristorante stellato oggi. Andremo a un ristorante che però è sulla guida Michelin. E lì c'è un cane che sembra uno di quelli di Bloodborne. Guarda. È un segugio, chiama Sabagu. Dicevamo, dal 1903, e andiamo a assaggiare
un piatto tipico triestino che mo te lo racconto. Andiamo. Apre 2 ore a pranzo e 2 ore a cena. Se non vai in quelle 2 ore non lo trovi aperto. Quindi praticamente devi avere il picchio che batte sul lato della montagna durante il solstizio d'estate, Erebor, o anche detto Trattoria Menarosti. Non lo dovevano dire. No, adesso gli sfasciamo le porte, andiamo. Perché siamo qua? A parte che se vieni devi prenotare, ma siamo qua per la granseola. Granzo, granchio. Seola, cipolla, granseola. E in meno di un minuto, eccola qua. In meno di un minuto perché? Mo ti racconto cose, intanto le faccio vedere. Granseola di Menarrosti. È servita con le sue interiore e con limone e il prezzo è 21 euro. Che cos'è però effettivamente la granseola? Perché l'abbiamo presa qui e perché in un minuto è già al tavolo? Ordine, prima di tutto la granseola, che cos'è? È questo ragno, simile a un granchio, in Sicilia viene chiamata tarantula, che le nonne triestine cucinavano in casa. Si serve sempre così, con il corpo centrale del granchio svuotato e all'interno la polpa, e in un piattino accanto le interiore e il limone. Secondo punto, come si cucina la granseola? Ai nonne triestine gli devi rompere poco le scatole. La granseola è un granchio che va incontro a un forte deperimento una volta morto, come altri crostacei nobili, no? Altrimenti c'è un forte odore di ammoniaca. Solo che per ragioni etiche alcuni della nuova generazione le cucinano da surgelate. L'odore è qualcosa di... Perché potrebbe essere giusto cucinarle da congelate? Perché senza ipocrisia, anzi ho pure una bella fetta di cinismo, io mangio qualsiasi cosa. Però se posso risparmiare un dolore in più all'animale, ma perché no? Mi perdo un po' di gusto io e vabbè. È così delicato. Mo' la terza domanda che ti stavo a di prima. Perché me ne arrosti? Tanto prendiamo un po' di interiora, l'assaggiamo così. È sia salmastro che delicato, è incredibile. È come aver addomesticato una salamandra che ti gira per casa. Fuori contesto, ma perfetta in sé. Come una scimmia con la cravatta. Come una scimmia con la cravatta che ti gira per casa, sì, anche quello va bene. È che la salamandra sporca, ma pure la scimmia. Nel momento in cui hai assaggiato sia la granseola che l'interiora, decidi come vuoi bilanciare i sapori e mischi, aggiungendo anche a piacere sale, olio, pepe. A me piace, quindi lo metto. E dicevamo, perché Menarrosti? Perché qua la granseola la fanno proprio due nonne, neanche in cucina, ma proprio nel retro bottega ci sono due signore, due nonne, che tutto il giorno, tutte le mattine preparano loro le granseole e la preparano una dopo l'altra, preparando la polpa, preparando l'interiora. Stanno là e lavorano tutto il giorno, per questo ti arriva in un minuto al tavolo. Mettiamo un po' di limone e continuiamo a mischiare. A questo punto l'altro boccone. Gustiamoci il piatto, ringraziamo le nonne. Luca c'ha la sua che sta aspettando, quindi perdonaci Luca. Un ultimo sguardo a questa bellezza e ci vediamo fuori da qua per andare avanti nel nostro viaggio. Una volta che hai finito ti fai mettere la granseola in una busta pulita, così te la porti a casa, che è il minimo, e poi si va avanti nel viaggio salutando vecchi amici. Non so se lui ci abbia fame, ma nel caso andiamo a mangiare in un buffet. Andiamo. Abbiamo già raccontato nel video di Trieste a 5 euro la tradizione del rebequin, quando gli scaricatori di porto, le venditrici di verdura a metà mattinata avevano bisogno di un pasto sostanzioso per ribeccarsi, si ribeccavano col rebequin e si andava in questi buffet tanta roba a poco. Noi oggi andiamo in uno di questi buffet storici a provare un piatto in particolare. Chi sceglie le canzoni qua è un grande. Le senti? Buffet da Pepi. Shazam. Shazammiamo, entriamo. Lorenzo, non rubare il pennello, eh! Ma non posso, che c'è la cordicella. Entriamo. ...1897, il locale è fondato da Pepi, detto Sciavo, cioè lo sloveno. Pepi Klancic. La pronuncia è quella che è. Però, mo ti racconto due cose. Nella tradizione del rebequin ci stavano dei piatti un po' più corposi,
quelli a poco li abbiamo raccontati nel video di Trieste a 5 euro. Oggi ti faccio vedere due delle portate principali. Il bollito misto, tipico anche di Pepi, che più persone siede al tavolo più diventa grande. E la iota, che è la minestra tipica triestina. E tiè, in due minuti arriva sempre tutto, vediamo un po' che c'è. Cominciamo con la iota. E ecco qui la iota, prezzo 12 euro. Un piatto antichissimo, c'è chi dice esista già dai tempi di Carlo Magno. Fagioli, cavolo cappuccio, che qui a Trieste si chiama cappucci garbi, avanzi di maiale, c'è chi ci mette le patate. E ti rimette al mondo. Mazza quanto è buona. Iuta deriva dal latino iuta, che a sua volta deriva dal celtico. Significa brodaglia in latino. In effetti è un piatto che non bada tanto alla forma. Ti deve riempire, ti deve riscaldare. Ecco perché magari può essere associato così facilmente a Trieste. Se prima per la granzeola dobbiamo ringraziare la signora Maria e le sue collaboratrici, qua sono Emanuela, Nella e anche un giovane ragazzo che l'aiuta, Kamal. La iota è una preparazione che ci mette tempo a essere preparata. Pensa anche solo alla preparazione dei fagioli in acqua fredda, tutta la gestione del cavolo cappuccio, crauti, dipende come la fai. Quindi più mani per portarla a termine. Un sacco di tempo e poi tanta gioia. Per questo invece nel suo piatto tipico a forma di maiale, misto di bollito di maiale con patate in teccia, crauti, senape, cren, prezzo 10 euro. Cosa abbiamo qua nello specifico? A parte il cren, la radice di rafano grattugiata, c'è la senape e il maiale. Perché il maiale? Bollito con l'acqua o a volte lesso, aggiunto con crauti e le patate in teccia, ovvero le patate in teglia che già abbiamo visto nel video di Trieste a 5 euro perché è un piatto che costa poco. Patate cucinate in teglia, in padellaccia, con la pancetta o la cipolla, o tutte e due se sei un goloso o golosa. Questo con l'aggiunta del maiale ha una combinazione che era una cucina del popolo, riempiva, dava forza e costava relativamente poco perché si usavano anche gli scarti del maiale. In più a Trieste si valorizza tanto il cren, appunto, in grado di dare quel sapore così tipico della cucina triestina. Forte e impattante, che se ti piace è la morte tua. Se non ti piace è la morte tua, perché è proprio un cazzotto. Prima ti abbiamo raccontato la storia della porcina, e in particolare è questo taglio qua. Gino ci stava raccontando anche della pancetta, della lingua e del würstel, che però non devi chiamare würstel, e Gino ti racconta perché. Allora, qui a Trieste viene chiamata Luganica di Vienna, è un würstel 100% suino, è un würstel classico. L'altro würstel che viene servito qui invece è il cranio, che viene da Cranio, una località slovena, qui viene chiamato cranio, ha una pasta diversa, è simile alla salsiccia slovena, d'accordo? Ha un sapore un po' più affumicato, quindi questi sono i due classici würstel che vengono serviti qua. Gino, grazie. Prego. Ma che occhi ci aveva Gino? Comunque qui si beve la Dreher, la birra Dreher. Però se continuiamo a bere questi giorni con Luca finisce che balliamo nudi in Piazza Grande, quindi direi acqua. Un po' di lingua, un po' di patate. Ma non capisci la morbidezza della carne bollita. E poi questi sapori così forti che invece di contrastarsi tra di loro riescono a unirsi creando una struttura di gusto tutta nuova. È un po' come due pugili che si tirano un pugno contemporaneamente, invece di prendersi finisce che si baciano. Focalizza questa immagine nella tua testa e hai la cucina triestina. Finiamo e concludiamo con un dolce. Dove lo prendiamo questo dolce? A Trieste, nella zona del Friuli Venezia Giulia. Il pasticcello. Bravo, bravo. Perché c'è la tradizione della pasta arrotolata. E se ti dicessi 1836? E se ti dicessi pasticceria con forno a legna? Andiamo da La Bomboniera, là. Thank you.
letteralmente una bomboniera, eh? Una delle pasticcerie più affascinanti del pianeta. E se pensi che è un'esagerazione, non hai ancora parlato con Rosy e Mary, che ci hanno raccontato già un po' di cose. Perché ho scelto questa pasticceria? Per questo. Qui abbiamo lo strudel, qua la greca al cioccolato, qua la Dobots, qua una rivisitazione dello strudel con tanto di arancia candita, qua la lettera d'amore, che è un dolce tipico di Trieste e in particolare della bomboniera, che l'ha resa un bel cavallo di battaglia. Cosa significa avere una pasticceria storica a forno a legna? Un sacco di cose. La prima cosa è che puoi permetterti di avere la vera cultura pasticcera del Friuli Venezia Giulia, della cultura austro-ungarica e di Trieste in particolare. Assaggiamo una cosa per volta, raccontiamo una cosa per volta. Dolci a pasta rotolata. Questi giorni abbiamo provato la putizia, il presnitz, la bubana, ci manca lo strudel. Le monoporzioni della bomboniera vengono tutte tra i 2,50 e i 6 euro. E un'altra cosa che significa avere un forno a legna in pasticceria è che devi stare attento al calore e quindi anche all'ordine delle preparazioni che fai. In base infatti a quanto è caldo il forno, al momento della giornata sai cosa devi infornare. Alcuni dolci hanno bisogno di più tempo, altri di più calore, altri di tempo e calore. Devi gestire tutto, devi giostrarti. Lo strudel è completamente avvolgente e sa di festività. Guarda l'impasto interno, ricco d'uvetta, di pinoli. È così gustoso. E qui nella sua versione all'arancia, che anche solo a tagliarlo ti esplode nella forchetta ed è un boccone di allegria. Così cacao. E avere un forno significa anche non poter fare sempre tutti i giorni gli stessi dolci. Adesso la gestione è diversa, ma un tempo quella che abbiamo in mano, la lettera d'amore, si faceva solo sabato e domenica, in base proprio a come funzionava il forno. Per fare questo dolce ci volevano 3 giorni. È una sfoglia leggerissima passata nello zucchero prima di andare in forno. All'interno farcita con crema Dobos. Lettera d'amore perché? Perché la leggenda vuole che un pasticcere la creò per la sua amata alla fine dell'Ottocento. E noi dobbiamo ringraziare del confronto proprio Mary e Rosy, che mentre prendevamo ogni dolce ci hanno raccontato ancora più chicche. Il profumo è quello dell'abito della sposa lungo la navata, mentre cammina e va all'altare. È così leggero, così armonioso. Ti devo raccontare la crema Dobos. Joseph Dobos, un oste più che un pasticcere, che inventò la torta e la rese famosa grazie a un concorso indetto da Francesco Giuseppe. La torta Dobos aveva una crema particolare chiamata proprio crema Dobos, lì però in variante al cioccolato, che divenne famosa anch'essa. La lettera d'amore non abbiamo la versione al cioccolato, l'abbiamo però a rum, ed era il dolce che si regalava alla dama di cui era innamorato. Da lì anche lettera d'amore. E eccola quindi la torta Dobos. Ti levo anche lo strato di carta protettiva per fartela vedere meglio. Eccolo qua. Ci pensi che questa torta era quella che fece innamorare Elisabetta d'Asburgo, detta Sissi? Prendiamone una fetta tentando di tagliare anche, e non ci riuscirò mai. Sto facendo veramente opere di geologia per riuscire a tagliarla senza rovinarla tutta e non ci sono riuscito, ma scommetto sarà buona uguale. Il cioccolato che si abbraccia con il gusto più caramellato. Spesso pensiamo che gli umani del passato siano persone in bianco e nero che si muovevano in un mondo brutto, un po' più cupo, scuro. Io credo che nell'Ottocento con la Dobos invece sarei stato benissimo. Nel frattempo re Leopoldo II compiva il più grande massacro della storia in Congo. Ah, ma che buono il cioccolato mentre suona il pianoforte. Contrasti storici, ma che bellezza. Che poi alla fine è la stessa cosa che succede oggi, quindi. E qua abbiamo la greca, versione al cioccolato. È della famiglia della tradizione della pasta frolla a Trieste, e dalla versione all'albicocca abbiamo quella al cioccolato in onore e anche per idea della famiglia Fagiotto, mastri cioccolatieri, che hanno un po' di posti carini, eh? Il caffè degli specchi e la bomboniera sono entrambi di loro proprietà. Fagiotto, l'ho pronunciato bene, Lu? Fagiotto. 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 Mi dà fastidio rovinare queste paste. Mi sento in colpa a tagliarle. Sì, cioè abbiamo
stiamo gli stiamo rompendo le scatole. Ma no, no, invece sì. Già dicevamo, è vero, gli stiamo rompendo le scatole. Il gusto della pasta frolla, ricco, burro, non è margarina, è proprio burro. E con perlisa in sottofondo. Non fa altro tutto questo ambiente che accompagnarti ancora di più in un viaggio, in un posto così magico. Se esistesse una macchina del tempo e ti portasse indietro in una pasticceria, entreresti qua dentro. Cos'è quanto abbiamo pagato tutti quei dolci, quell'atmosfera, quell'esperienza? 20 euro. 20 euro. 11. 11. No, 11 euro. Fosse stata pure 100 euro ne sarebbe valsa la pena. No, non è vero, invece sì. Anche perché i soldi, se no, in cosa li devi spendere? In casino. Nelle sale slot, è vero. Poi non li spendi. È vero. Li investi. In te stesso. È diverso. Spero che ti sia divertita, che ti sia divertito durante la scoperta della Trieste più tipica. I racconti di una città che si intrecciano con tante culture insieme, con tanti paesi differenti, creando poi un'amalgama del tutto nuova, come abbiamo visto anche nel video di Trieste a 5 euro. Mettiamo i piedi nell'acqua? Sì, stavo a pensarci. E proprio qui, dal Canal Grande, senza mettere i piedi nell'acqua, guarda che acqua, comunque, mamma mia, noi ci salutiamo. Per vederci a un prossimo video. Grazie del like, grazie del commento, grazie del follow, grazie di essere una bella persona. Bella, zii. Bella anche a loro. Un abbraccio grosso pure da parte di Luca, che sta congelando. In realtà è morto, la telecamera resta ferma perché Luca sta ibernato. Ci vediamo al prossimo video. E bella, zii. Spingo nell'acqua. Sei un violento. Ciao. Thank you.